Sommozzatore al lavoro in un altro lago vicino a Firenze. Si cerca, pensate, un bimbo di nemmeno 2 anni scomparso nella notte, non si sa come. I genitori lo avevano messo a letto nella sua cameretta ieri sera, ma poco dopo non l'hanno più trovato. Un bambino di 21 mesi è sparito nel nulla da quasi 24 ore nei boschi dell'Alto Mugello, nel comune di Palazzuolo sul Senio, in provincia di Firenze. Si sarebbe allontanato senza che il padre e la madre se ne accorgessero. Da pochi giorni aveva imparato ad aprire la porta. La famiglia vive in un casolare isolato a 2 chilometri di distanza dall'ecovillaggio di Campanara, popolato da hippies italiani e stranieri che ora stanno aiutando i soccorritori nelle ricerche del piccolo. Nella zona non funzionano i cellulari, i genitori italiani hanno effettuato da soli le prime ricerche per tutta la notte, poi stamattina hanno deciso di lanciare l'allarme e chiamare il 112. Da quel momento la prefettura ha attivato il piano di ricerca per le persone disperse. Sono al lavoro ininterrottamente squadre del soccorso alpino, volontari della protezione civile, elicotteri dei vigili del fuoco. Impegnati nelle ricerche anche le unità cinofile, i droni sorvolano la zona, i sommozzatori dei vigili hanno scandagliato un laghetto che si trova in prossimità della comunità. Lo stiamo cercando tutti, ha dichiarato il sindaco di Palazzuolo sul Senio Moschetti. Sono arrivati rinforzi dalla Toscana e dall'Emilia-Romagna. Del bambino scomparso, però, ancora nessuna traccia.